No ragazzi, ma io dico, ma dove cacchio mi spuntano tutti sti zombie, sti mob, sti cosi? Cioè, ma che cacchio è, veramente, oh? È impossibile sto mondo. E ben tutti ragazzi, qua Emerald e benvenuti in questo nuovo episodio della Vanilla 1.12. DEFCON 1. C'è un piccolo easter egg su Minecraft. Se noi prendiamo un diamante e del legno normale però, non quello di giungla che ci serve quello di giungla. Non abbiamo del cazzo di legno normale. Non abbiamo neanche le torce, ok, le torce ce le abbiamo, ne prendiamo due stack. Dobbiamo soltanto prenderlo all'interno di questa chest. Eccolo. Cosa andremo a fare ragazzi? Andremo a craftare un jukebox. Un jukebox, eccolo qua. Fatto questo ragazzi, andiamo a prendere uno di questi dischi, tipo questo rosso. Mettiamo il jukebox qui. Ma perché cavallo è slacciato? Ma guardate che non c'ho un lasso, un laccio, uno schifo. Ah, eccolo qua. Allora, prima o poi faremo anche lo schifo per il cavallo, ok? Quindi tranquilli raga, lo faremo tutto prima o poi. Prendiamo questo pappagallino. Eccolo, vediamo anche quest'altro, eccolo. Ci mettiamo qua, saltiamo e facciamo tasto destro e tasto destro, non abbiamo risolto nulla. Ma adesso ragazzi guardate la magia. Così, andiamo un attimo nelle opzioni. Aumentiamo quello dei jukebox, poi dei mob, environment, player, questo qui, li abbassiamo tutti. Ok, a posto. Prendiamo il dischetto e guardate un po', guardate, è bellissimo. Cambiano, è bellissimo, guardate, guardate, è il top, è bellissima questa cosa, questo qui non so, sta vibrando, che fa? Ah no, è bello, è troppo bello su easter egg, raga, è bellissimo, è troppo bello. Ok, basta. Easter egg finito. Ok, possiamo riposarlo qua dentro. Comunque prima o poi si faremo tutta la nostra collezione di dischi, eh. Adesso, fatto questo, volevo farvi un attimo vedere come ho sistemato la mia torta di compleanno fatto lo scorso episodio, che ho praticamente registrato ieri. Oggi è giorno 14, questo video deve uscire lunedì, quindi giorno 17. E guardate, siete da qui, guardate che bellina, guardatela, guardatela. Raga, mi sono messo un'oretta con Spotify. Dire, devo migliorare un pochettino il mondo. Fatemi fare qualcosa di un po' inutile. Mi sono messo a fare la torta. Guardate adesso che carina. Intanto ho levato quella cosa di quella clay. Qua dentro c'ho tutti i blocchi ancora. Perché ho fatto sì la torta? Adesso lo faccio vedere. Se noi andiamo qua dentro, c'è questa torta. Andiamo un attimo in opzioni. Resource pack. Con la mia resource pack, ragazzi. È così la torta. È troppo bellina. Forse io ho fatto soltanto la ciliegina sopra leggermente male. Vabbè, comunque più o meno è fatta. Madonna, mi è partito il mouse, è andato in Francia tipo. E naturalmente tutta la cosa rossa quella l'ho fatta a random, senza prendere spunto dalla texture. E dai, facciamo una cosa, usiamo ancora la texture pack per ora, dai. La utilizziamo un pochettino. Anche se, come detto, rallenta molto Minecraft. Soprattutto tira a volte gli scatti. Però ormai l'ho messa, quindi utilizziamo. Soprattutto perché adesso faremo il nostro super mega arco. Potremmo fare anche una cosa adesso, già che ci siamo. Molti di voi mi hanno consigliato di fare la canna da pesca e pescare. Perché se andiamo a pescare, possiamo ricevere delle cose belle. Ma siccome questo qui non è il canale di Luke, quindi non si fanno video sulla pesca, non andremo a pescare, ma faremo nei prossimi episodi la farm automatica della pesca. Fatto questo, volevo un attimo vedere una cosa. Un paio di combinazioni. Noi abbiamo questo qui, ne abbiamo Power 3 e Punch. Costa 10, abbiamo Power 4. Scusate, allora. Sono 1, 2, 3, 4 enchant in questo modo, ok? Power 4, Unbreaking 3, Infinite Flame. Mettendo un Power 3 e un Punch 1, riceveremo invece noi Power 4, come sempre, come questo qui. Però avremo anche il Punch 1, con un costo di 10 livelli. Però adesso noi abbiamo qui un altro Power 3, così abbiamo Punch 4. Se noi abbiamo due Punch 4, così Power 4 più Power 4 facciamo Power 5, che è il massimo. E Power 5, ragazzi, leva, se non sbaglio, 25 unità di vita o 25 cuori addirittura. Quindi proprio sciottiamo lo schifo. Quindi veramente è il top, ragazzi.
possiamo provarci. Però prima di tutto, prima di fare tutto questo mega enchant, volevo provare una cosa. Avevo 32 livelli. Perché ti ho droppato delle frecce? Senza senso. Vabbè, abbiamo le frecce. Noi qui dovremmo avere dei libri, ok? Che adesso prendiamo. Qui abbiamo un libro che non è naturalmente enchantato. Vediamo se qui dobbiamo avere altri libri. Sì, prendiamo tutti i libri, ragazzi. Perché adesso dobbiamo un attimo vedere che enchant hanno. Ok, ho preso tutti i libri. Quindi noi abbiamo Deep Strider, che è quello per, per le scarpette. Quindi possiamo levarlo. Smite 2, che è per la spada e serve per i non morti. E la leviamo. Respiration per il caschetto. Thorns è sempre per la spada. Se non sbaglio. No, Thorns è per l'armatura. Che se noi riceviamo danno, praticamente chi ci dà danno riceve lo stesso danno. Cioè, avete capito, insomma. Se io ricevo una freccia. Vabbè, no, il temporale no. Comunque, se io ricevo, ragazzi, una freccia. Diciamo, mi colpisce una freccia. Chi ha tirato la freccia riceve anche lui del danno, ecco. Sharpness 5 e Thorns 2. Quindi, ok, abbiamo Sharpness 5, quello è utile, va bene. Rimettiamoci di nuovo il nostro cappuccio da pro player. Noi però abbiamo dei libri. Possiamo incentrare un libro. A questo punto non mi piace. Ecco, lag. Visto il lag, ragazzi. Ok, allora, mettiamo il libro. Ci dà un breaking 3. Power 2, efficienza 1. Noi possiamo pure provare a incantare un libro, ok? Porca bottana. Tanto prendiamo un attimo i lapislazzoli. Ecco, noi dobbiamo portarci però i lapislazzoli in quel punto. Raga, incentiamo il libro, vediamo che succede. Va bene, lo facciamo. Fatto, l'abbiamo fatto, fatto. Un breaking 3. Che schifo. Però va bene. Cioè adesso noi ci faremo tutta la collezione di libri, ragazzi. Faremo tipo una mega libreria. Ne metteremo appunto dentro tutti gli enchant. Fatto questo, possiamo anche mangiare. Direi che per far passare più velocemente il temporale possiamo andare anche a dormire. Se arriva un colpo di qualsiasi cosa nella casa, soprattutto di un fulmine, e prende fuoco. Ah no, ok. Un attimo. Mi ha preso l'infartino, ma è il fuoco. È il fuoco di quello, vero? Non è la casa che piglia fuoco, no, è questo. Ok. Ragazzi, possiamo adesso fare quindi il nostro super mega arco. Aspettate, c'è uno scheletro che forse sta per morire. È morto. Ok, raga, quindi power 3 più l'altro power 3. Facciamo power 4, costa 4 adesso. Top. Power 4 più questo qui costa 24. Power 5, punch 1, unbreaking 3, infinity e flame. Fermi tutti, ragazzi. Se lo rinominiamo, preciso. Devo chiamarlo in un modo. In un modo pazzesco. Quindi dopo prima di tutto. Intanto, ma se io chiamo. Ok. No, raga, è perfetto, è precisissimo. Quindi, visto che devo trovare un nome molto da meme, cerchiamo Call of Duty Sniper Name. Oh, oddio, già l'ho trovato. Già l'ho trovato. Ci sarebbe il Mosinagant. Ok. E se lo chiamiamo Mosing Bowant FMJ, naturalmente. Oppure c'è il Dragunov, lo chiamiamo tipo Bovnov. Bov. Lo dobbiamo un pochino fare. Oppure. E questi fa. Intervention. Raga, Intervention. Facciamo l'intervention, no? Raga, io lo chiamo per ora Intervention. Mi sa FMJ. Già ve lo dico. Intanto una cosa, se noi facciamo così, costa 12. Scusatemi, allora abbiamo Power 5, Punch 1, Unbreaking 3, Infinity e Flame in questo modo. Costa 24. Lo cambiamo. Power 5, Unbreaking 3, Infinity, Flame e Punch 1. Che cambia? No, raga, siamo furbi, lo facciamo al contrario, scusami. Cioè, vuoi mettere Power 5, Unbreaking, Infinity, Flame, Punch? Meglio di così, ragazzi. E lo chiamiamo, perché, allora lo chiamiamo tipo Bow Gunov FMJ. Così tipo. Ci sta Bogunov invece di Dragunov. Ci sta. Raga, il nome non lo so ancora. Facciamo una cosa. Il nome lo sceglieremo dopo, ok? Così tanto costa un livello fare il nome in qualsiasi caso. Io per ora lo chiamo Bogunov FMJ. Andata. Fatto. Tanto costa 4. Vabbè, non costa nulla, dai. Raga, abbiamo qui il Bognov FMJ adesso. È l'arco più potente che possiamo avere. Tranne, vabbè, abbiamo tutto. Dobbiamo soltanto trovare adesso il punch. Perché possiamo fare poi il punch 3 massimo. E quindi lì è il top. Dobbiamo soltanto provarlo contro qualcosa o qualcuno. Là c'è una pecora, ragazzi. Allora, intanto, avendo il punch, è bellissimo. Perché in caso di schifo, noi tutti i mob li buttiamo lontani. Veramente, è il top. E con quest'arco, ragazzi, ammazzeremo l'Ender Dragon. No, vabbè. Cioè, è shottato.
L'abbiamo shottata. Non c'è storia, raga. Non c'è storia. Ok, adesso che è notte, io sono pure accorto, ho tirato anche altri due colpi con l'arco. Ancora non è scesa la vita dell'arco, stranamente. Forse perché c'è un breaking. Comunque, vediamo il cavallo. No, ragazzi. Cioè, è un cavallo, cioè, potentissimo. Un colpo e one shot, praticamente. Vuoi trovare un mob? Uno scheletro. Andiamo verso, ragazzi, il bioma di Herobrine, dove poi... Eccolo qua. Vai. Shottiamo gli scheletri. Li shottiamo. Là c'è un creeper, raga. E allora, tutto teso al massimo. Shottato. Cioè, un colpo, c'ha le fiamme, è morto. Ce ne fa, possiamo fare due colpi e si sciotta. È bellissima sta cosa. No, vabbè, è shottato. Con un colpo, dipende anche forse dove lo prendiamo allora. Se lo prendiamo in testa gli facciamo il critical, vero? Mi sa di sì. Li shottiamo tutti con un colpo, raga. Ancora, guardate, l'arco non ha perso cosa. Non ha perso vita, non ha perso vita l'arco. È il top, basta. È il top quest'arco, raga. Non c'è altro da dire. Non è ancora l'arco più potente, perché faremo nei prossimi episodi l'arco più potente quando troveremo il prossimo incantesimo per Punch, in modo che lo potenzieremo ancora di più. Quindi ancora non è l'arco decisivo, ma è già uno dei più potenti che possiamo ottenere. Raga, detto questo, questo episodio della vanilla finisce qui. Spero tantissimo vi sia piaciuto. Vi ricordo di dire qua sotto nei commenti i vostri consigli, di lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Naturalmente iscrivetevi al canale se non vi siete iscritti, e se ancora non siete iscritti potete cliccare al centro dello schermo dove c'è il mio avatar, in modo che vi iscrivete subito. E se ce l'avete fatto potete cliccare a sinistra e a destra per vedere un attimo i video. Nada, ragazzi, questo episodio della vanilla finisce qui. Spero tantissimo ancora che vi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.